Dicembre 1984, dicembre 2014. Il gruppo scout di Castellaneta festeggia il suo 30° anno di vita. Un compleanno che gli scout di ieri e di oggi hanno celebrato qui in piazza Principe di Napoli domenica 14 dicembre tra ricordi, commozione e qualche aneddoto. Una giornata di festa e aggregazione durante la quale lupetti ed esploratori di generazioni diverse si sono stretti attorno al loro fondatore, il signor Alfredo Cipriani. Fu proprio lui, infatti, 30 anni or sono, a credere fortemente in questa scommessa, riuscendo a coinvolgere con il suo entusiasmo decine e decine di giovani castellanetani, accostandoli ad un mondo, quello dello scoutismo, fino da allora sconosciuto. Una marea di fazzolettoni biancorossi hanno animato la centralissima piazza del municipio, dove, oltre ad una mostra videofotografica e l'allestimento di un campo scout con tende e costruzioni tipiche, il culmine della giornata si è avuto alle 12 con la solenne cerimonia dell'alzabandiera ed il rinnovo delle promesse. A margine della giornata di festa abbiamo intervistato i protagonisti. Alfredo Cipriani, fondatore del gruppo scout qui a Castellaneta. Una giornata ricca di emozioni e anche di qualche lacrima. Sicuramente, ma le lacrime sono scese anche a te, perché tu sei un vecchio scout come me, quindi sicuramente anche a te c'è qualche lacrima che scende. Eh sì, è un'emozione grandiosa vedere tutti questi ragazzi di adesso, e vedere tutti i nostri amici di 30 anni fa, è un'emozione immensa. Quanti stanno sparsi per l'Italia, che lavorano fuori, che non sono potuti venire, ed è un'emozione, io mi sono emozionato in una maniera bestiale, è una cosa che non riesco a mantenere, non vi nascondo che ho pianto. 30 anni sono tanti, come è cambiato lo scoutismo nel corso degli anni appunto qui a Castellaneta? Lo scoutismo è cambiato, ma poco, sono cambiati i ragazzi, sono cambiati i tempi, quello lo sappiamo, però cerchiamo di mantenere il nostro stile da 30 anni, e oggi si è visto che si sono ritrovati vecchi scout esattamente come 30 anni fa, anche oggi allo stesso modo. No, volevo aggiungere che se siamo attivi anche dopo 30 anni è grazie agli insegnamenti del nostro fondatore Baden Powell, che rimangono sempre vivi anche con i tempi che cambiano. Intanto ringrazio tutti per questa bellissima manifestazione, porto il saluto del sindaco, l'avvocato Guigliotti, che è fuori sede per impegni istituzionali a nome dell'intera amministrazione. Che dire, 30 volte grazie per quello che hanno fatto in questi anni, le varie generazioni sono susseguiti. Gli scout fanno sociale vero, c'è la famiglia unita, e quindi noi come amministrazione comunale da sempre siamo stati vicini, non a caso stamattina abbiamo dato con grande gioia la piazza comunale, essendo presente come amministrazione comunale, per dare un grazie per i 30 anni di attività sociali, sportive, culturali, con tante iniziative, con tante esperienze negative, positive, di vita, che hanno formato questi ragazzi a crescere.